Allora, buonasera a tutti. Siamo arrivati alla quinta edizione di Parole di Giustizia e questo credo sia già in sé un bel successo, una cosa positiva. Vedo anche molta gente anche per il momento della presentazione, che notoriamente non è il momento più interessante, quindi cercheremo sulla presentazione di trattenervi il meno possibile per continuare invece negli incontri di merito che inizieranno puntualissimi, come siamo sempre riusciti a fare, alle 16 e inizieranno già qui. Perché prima di dire delle cose brevissime nel merito, vi devo dire, cosa che avete già visto, che abbiamo ordinato anche il sole, ma insieme al sole ci è rimasto un po' di vento e quindi questo ci ha costretto, soprattutto anche per le previsioni di domani, in cui pare che il tempo sia brutto, di modificare i luoghi, non i contenuti, ma i luoghi dei vari dibattiti, per cui li faremo tutti all'interno, anche se era molto carino farli fuori, era una cosa simpatica, ma purtroppo il tempo è quello che è. E anche qui abbiamo preferito non utilizzare il terrazzo sopra, perché anche se era coperto, il vento avrebbe creato qualche problema. Quindi faremo la presentazione e il primo degli eventi qui, il secondo evento, quello con Oscar Farinetti, sarà al Centro Allende, il terzo di nuovo qui. Quindi nel pomeriggio ci muoveremo tra qui e il Centro Allende. Per il resto sul sito ci sono le varie indicazioni dei luoghi, sono scritti anche su fogli di informazioni per tutti e i ragazzi e le ragazze che ci stanno aiutando vi daranno le ulteriori indicazioni. Allora, detto questo, per quanto riguarda gli aspetti logistici, io mi limito, da un lato a sottolineare quello che vi ho già detto all'inizio, e cioè con molta soddisfazione che siamo arrivati a questa quinta edizione, affrontando un tema, che è un tema particolarmente attuale, ma in un modo, spero, anche un po' diverso da quello in cui in genere lo si affronta. Abbiamo pensato, dopo gli anni scorsi in cui abbiamo affrontato una pluralità di temi, a cominciare dai diritti negati nel primo di questi incontri, abbiamo pensato di parlare di questione morale. Di parlare di questione morale, però, me lo dico, grazie anche a una opportuna sollecitazione che è venuta dal sindaco, ad affiancare anche alla questione morale un discorso in positivo, e cioè quello di cercare di ricostruire un'etica pubblica. Credo che l'abbiamo dimostrato in questi anni, che non siamo qui tanto per piangerci sulla spalla, ma per fare delle analisi realistiche di quello che succede, e purtroppo non è bello, ma di partire di qui anche per cercare di costruire delle risposte possibili. Quindi l'etica pubblica come valore, e su questo cercheremo di confrontarci con una serie di esperti o comunque di operatori o comunque di persone che di questo si occupano professionalmente e in genere anche in termini di impegno civile. Ci occupiamo di questo, avremo, come vedete, una serie, come vedrete, come avete visto dal programma, una serie di ospiti molto autorevoli, di diversa estrazione. Questo rende la nostra rassegna una rassegna, come dire, anche sotto questo profilo particolarmente brillante. Ricordo, per esempio, che 2 anni fa abbiamo avuto qui Laura Boldrini, ora Presidente della Camera. Abbiamo quasi rischiato di avere uno o due Presidenti della Repubblica nei precedenti, poi è andata in un altro modo, ma questa è come dire, chi si è alternato anche qui, per dire come i confronti che abbiamo fatto tra di noi sono stati controlli, io credo, anche produttivi per tutti in termini di confronto e quant'altro. Avevo detto che siamo brevi e quindi finisco con due osservazioni prima di dare la parola al sindaco. Ci sono quest'anno due novità. Una, che c'è un libro che si chiama Vivere la democrazia, che raccoglie una parte notevole delle relazioni degli anni scorsi. Abbiamo ritenuto che, al di là di piccole pubblicazioni che abbiamo fatto ogni volta, quello che avevamo fatto meritava di essere raccolto e di entrare in circolazione come un libro che di questo si occupa non solo a livello locale, ma a livello complessivo.
E il libro si chiama appunto Vivere la democrazia, con il titolo dell'edizione dell'anno scorso, e c'è qui Elena, stavo abbattendo il microfono, c'è qui Elena Gallina che il libro ha curato e che, sia pure nel abbiamo concordato, non facciamo una presentazione del libro, posto che il contenuto l'avete sentito, però è bene che anche lei ci dica le sue impressioni nel mettere a punto e nel curare questo. E la seconda, che è altrettanto importante, è che nel momento della presentazione abbiamo avuto avere con noi Sara Cecchini, che è la preside di un istituto di Spezia, e concluderemo allo stesso modo con la preside di un altro istituto, perché ci sembra importante, come abbiamo fatto in verità negli anni scorsi, ma a questo punto farlo anche in maniera formale, che un'iniziativa come questa si rivolga anche al mondo della scuola, al mondo senza tanta retorica, però non c'è dubbio che soprattutto se parliamo di questi temi, se parliamo di etica pubblica, il problema di un rapporto con i ragazzi e con chi dei ragazzi si occupa, e quindi l'insegnante, è un rapporto particolarmente importante. Chiudo, do la parola a Massimo Federici, che è come sempre per conto del Comune insieme alla Cassa di Risparmio chi ci consente anche di fare questa iniziativa, e devo dire ancora una volta non semplicemente ce la consente di fare in termini organizzativi, ma ce la consente di fare anche in termini culturali, con una partecipazione particolarmente significativa. Dirà lui per l'inizio e poi due parole ce le diranno Elena Gallina e Sara Cecchini, e poi inizieremo con il primo evento di questa edizione. Grazie Livio e buongiorno a tutti. Io utilizzo i miei pochi minuti che spietatamente rigoroso Livio Peppino concede, perché il tutto è organizzato sempre con una grande, come dire, efficacia di incasti anche dal punto di vista della tempistica. Mi spiace anche a me che quest'anno non possiamo utilizzare la piazza, perché era un po' un segno anche quello di utilizzare i luoghi aperti, però diciamo che utilizziamolo dal punto di vista metaforico, anche questa possiamo considerarla sostanzialmente una piazza. Utilizzo questi pochi minuti per fare dei ringraziamenti. Ringraziamenti innanzitutto all'Associazione Studi Giuridici Giuseppe Borré, all'Istituzione per i Servizi Culturali del Comune della Spezia, che come ricordava Livio organizza assieme ad altre realtà questo appuntamento. Poi la Regione Liguria, ci sono state preziose collaborazioni anche quest'anno, come la Fondazione Lelio e l'Isli Basso, la Fondazione Verardi, Questione di Giustizia, il patrocinio dell'Associazione Nazionale Magistrati, Magistratura Democratica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia e la Camera Penale della Spezia. Poi naturalmente un ringraziamento particolare va a Cari Spezia Credit Agricole, che rende possibile con il suo sostegno l'organizzazione della manifestazione. Tra l'altro quest'anno ci sarà anche l'amministratore delegato Giampiero Maioli in un incontro. Però ecco, voglio ricordare che questo appuntamento, lo sapete immagino benissimo, nasce dalla volontà di rendere omaggio ad un nostro grande concittadino, Giuseppe Borré, al quale è stata dedicata l'associazione che poi è l'anima della manifestazione Parole di Giustizia, è quella che pensa e che imposta il lavoro e che lo organizza di fatto con quelle collaborazioni, e voglio cogliere l'occasione per salutare la signora Borré. So che ci sono altri familiari e vorrei che magari ci fosse un applauso per ringraziarla della presenza. Un grande giurista, un nostro concittadino appunto a cui questa manifestazione è dedicata. E dal punto di vista dei contenuti, le cose essenziali le ha già dette Livio, e dunque non aggiungo altro. Mi piace sottolineare l'importanza del coinvolgimento delle scuole, alle quali abbiamo sempre tenuto moltissimo. Quest'anno è riproposta, anzi per alcuni aspetti anche accentuato, questo coinvolgimento è fondamentale. E poi la cosa, come dire, che in qualche modo ci fa, tra virgolette, festeggiare il lustro, i 5 anni, è questa edizione del Gruppo Abele, che è curata appunto da Elena Gallina e che
ci permette di riproporre un po' il percorso che abbiamo fatto attraverso le più grandi, le più importanti, tra le più importanti, non tutte, ma tra le più importanti presenze e contributi che in questi 5 anni siamo riusciti ad avere qui alla Spezia, in questi momenti di incontri, di riflessione. Ci sono state veramente, come dire, delle grandissime ed importantissime personalità che hanno dato forza e dignità a questo momento. Per cui vivere la democrazia, che tra l'altro è il titolo della scorsa edizione, in qualche modo sta anche, come dire, a sottolineare il prestigio che è stato garantito e il rigore e la serietà e l'impegno che sono stati garantiti in questi 5 anni. Per cui l'ultimo ringraziamento che faccio, poi la chiudo davvero, è un ringraziamento a quelli che sono maggiormente impegnati. Poi ci sono tutti quelli del comune che sono impegnatissimi, ma non vanno nominati perché per stile, ecco. Però ci sono delle figure che sono fortemente sempre molto impegnate. Prima di tutto Livio Pepino. Livio è un appassionato e spassionato animatore di tante cose, ma anche direi di questo appuntamento. A lui dobbiamo moltissimo perché è stato veramente, come dire, l'interprete, l'anima della manifestazione in tutti questi anni. Poi Diana Brusacà, che localmente svolge un ruolo, come dire, di perno, ecco, insostituibile, insieme a Luca a Monteverde, però insomma diciamo che sono figure senza le quali una manifestazione che può sembrare semplice, una serie di incontri, punto e basta, invece in queste cose c'è sempre dietro un lavoro ed un impegno complicatissimo e anche una fatica non secondaria. E poi c'è anche un contributo rilevante di pensiero, di impostazione, eccetera. Per cui a loro va un ringraziamento davvero, davvero sentito e una grande, come dire, riconoscenza appunto a nome anche della città. E credo che questa edizione appunto in qualche modo sia anche un'azione di restituzione del lavoro che loro stessi hanno fatto in questi 5 anni, e sono molto contento, come dire, che ci possa essere appunto una occasione di questo tipo per riconoscere la rilevanza e il valore di questo lavoro. Nient'altro, vi ringrazio e ho detto pochi minuti. Elena, a te, senza emozionarti.